Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. In questo video vi voglio far vedere un aggiornamento dopo 8 giorni di Carly Girl Method e ne approfitto anche per fare il colore visto che avevo qualche capello bianco da coprire e utilizzo una miscela nuova di Erba Tint e quindi vi faccio vedere tutto, il procedimento e il risultato finale ovviamente. Quindi iniziamo subito, io scelgo di utilizzare subito questo colore che è Henna Love Power. A me viene sempre da, questi sono gli ingredienti intanto, mi viene sempre da dirlo in arabo. Henna, e quindi faccio un po' di fatica a dirlo in italiano. E queste sono le due bustine che trovate all'interno di ogni confezione. Io vi lascio comunque il link in info box perché su Instagram mi avete chiesto in tantissime di questa miscela perché il risultato è stato stratosferico, ve l'avevo già anticipato. Ho fatto due bustine perché ho i capelli lunghi e quindi secondo le istruzioni che trovate proprio aprendo la confezione ne dovevo utilizzare due e quindi vado a creare la mia pastella. Mi raccomando, se non siete ancora iscritte al mio canale, siete qua per la prima volta, iscrivetevi e lasciate un bel like a questo video se ne volete vedere altri, sempre di aggiornamento sui capelli ricci. E qui vedete il mio henné applicato sui capelli che lascio agire per 5-6 ore. Io sfrutto sempre le ore notturne per ottimizzare un po' i tempi, lasciandolo in posa in un ambiente sempre umido e mai secco. Dopodiché, il giorno dopo vado a lavare i capelli con il co-wash di As I Am. Come vedete, sono un po' scema come al solito. E poi vado a utilizzare la mia maschera di Garnier, l'Airfood alla papaya, che mi piace tantissimo, e la utilizzo come leave-in. La vado ad applicare in questa maniera, un po' pettinando i capelli con le dita, in modo da distribuirla ovunque in tutte le porzioni dei miei capelli. Io non utilizzo la The Man, o la utilizzo a volte sì, a volte no, preferisco le mani. Vado a prendere un altro po' di maschera che si può utilizzare proprio come leave-in, la bagno un po' con l'acqua e vado ancora a riapplicarla e faccio scrunch con le mani. Quindi vado a stropicciare bene i capelli affinché i miei capelli, il mio ricciolo, sia portato ad arricciarsi di più. Quindi vado ad aiutarlo ad arricciarsi. Faccio sempre questo movimento, ne faccio davvero tanto, sia adesso con il leave-in, sia ancora più avanti quando vado ad applicare il gel. E utilizzo questo qui di As I Am che sto provando e continuo a utilizzare solo questo in quantità diverse. In questo caso avete visto la quantità che ho utilizzato. E vado ad applicarlo su tutta la capigliatura, su tutta la capellanza, e vado a fare sempre questo movimento di scrunching. E non vado a cambiare prodotti perché voglio capire se mi piace o non mi piace, perché tipo all'inizio, le prime applicazioni con questo gel non mi piaceva il risultato. Invece adesso cambiando tecnica di applicazione, mi piace di più. Vedrete poi il risultato finale che è nettamente migliore rispetto all'ultima routine che vi avevo pubblicato qui sul mio canale. Quindi vado a fare tanto scrunching, tanto 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 scrunching, e poi con una maglietta in cotone vado a eliminare il prodotto in eccesso, proprio per non appesantire troppo il riccio. Quindi vado con delicatezza e vado a tamponare bene il capello, facendo una sorta, sempre anche in questo caso, una sorta di scrunch. Dopodiché arriviamo al momento dell'asciugatura e vado a utilizzare questo prodotto nuovo, cioè nel senso il diffusore nuovo, che è il Magic Sense di Parlux, e lo utilizzo abbinato al suo phon, all'Alion. Il diffusore di cui mi avete chiesto in tantissime, sempre su Instagram, è vendibile anche singolarmente e lo potete montare anche su altri modelli di Parlux. Io mi ci sto trovando da Dio. Penso che sia il miglior diffusore che io abbia mai provato. È maneggevole, comodo. Io lo utilizzo sempre ad una velocità bassa, la più bassa possibile, e ad una temperatura fredda, quindi non utilizzo aria calda e non lo utilizzo al massimo della sua potenza. Mi piace proprio il rapporto che c'è tra la temperatura dell'aria e la velocità. Mi piace, non mi scompiglia i capelli, non mi si surriscalda. Mi piace, mi sta piacendo molto. Infatti, mi avete chiesto informazioni su questo diffusore e ci tenevo a darvele. Questo è il risultato con un'asciugatura all'80%. Vedete che c'è il cast formato dal gel. E in questo caso lascio ancora asciugare un pochino al vento il resto e dopodiché vado a disfare il cast che forma il gel. Il cast è quel film protettivo che va a formare proprio il gel per andare a proteggere il riccio, e con questo movimento di scrunching vado a disfare questo cast, ok? Quell'effetto proprio duretto che o piace o non piace. A me non piace, mi piace il riccio morbido. Lo vado a disfare facendo
facendo questo movimento non utilizzando nessun prodotto. Quindi l'altra volta avevo utilizzato l'olio di argan, questa volta lo faccio a mani nude e vado delicatamente più o meno a fare questo movimento per circa 5-6 minuti, finché non vado a liberare tutti i miei capelli. Se non avete fretta, se vi lavate i capelli la sera e dovete uscire il giorno dopo, potete anche andarci a dormire con il cast, che andrà via da solo ovviamente, e non ci sarà bisogno di fare tutto questo scrunch. Anzi, i capelli saranno ancora più belli perché si prenderanno il loro tempo per rivelarsi, e questo è il risultato. Come vedete, sono ancora un pochino non completamente asciutti, però mi piace tantissimo il risultato. Questo sono solamente 8 giorni da quando io ho iniziato a seguire il Curly Girl Method. Qui io non mi sto spulciando, ma sto controllando che l'Enea abbia coperto i bianchi, e come vedete li ha coperti. E qui sono andata fuori per farvi vedere alla luce del sole il colore, che è fantastico, io lo adoro tantissimo. E questo è il risultato finale di Enea Styling, sempre seguendo il Curly Girl Method. Io spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!